L'idea stessa di presentare un bilancio sociale della Questura rende l'idea di quanto incidono i temi della legalità, della sicurezza sul territorio, sull'economia e sulla tenuta sociale. Avete voluto condividere i vostri risultati, il vostro lavoro con i cittadini chiedendo anche una loro partecipazione alle vostre politiche di sicurezza? Nel presentare il bilancio sociale, che come vi dicevo all'inizio non è un atto molto comune, specialmente nel pubblico, lo si fa soprattutto per quanto riguarda le aziende che hanno una cultura del bilancio forse più che sociale e anche di natura economica da presentare ai loro clienti. Noi però, in base a questa direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2006, noi ci crediamo nel fornire ai cittadini non solo quelli che sono i numeri, perché insomma, lo sappiamo, al cittadino il numero interessa poco, l'importante è la percezione della sicurezza. Quindi dietro a quei numeri noi abbiamo voluto far capire ai cittadini qual è la missione nostra istituzionale, abbiamo voluto far vedere che in quella missione ci crediamo e che quindi tutti i giorni abbiamo il lavoro che abbiamo fatto, l'impegno che ci abbiamo messo, lo studio continuo che facciamo per cercare di migliorare continuamente le nostre organizzazioni interne, adattandole e adeguandole ai fenomeni che continuamente cambiano sul territorio e quindi fornire un servizio di maggiore qualità, sempre per andare incontro alle attese dei cittadini, aumentandone la soddisfazione. Tra i dati in aumento ci sono sicuramente i risultati ottenuti nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata e poi anche diminuiscono i reati, c'è un maggiore intervento sui reati diciamo più percepiti dai cittadini, quelli che riguardano anche reati di delinquenza comune, forse anche grazie alla partecipazione, alla fiducia che sempre un po' di più i cittadini vi accordano alle forze dell'ordine. Guardi, indubbiamente anche se poi magari tutti i giorni siamo lì e andiamo in apprensione perché abbiamo visto un furto in più, abbiamo visto un atto intimidatorio in più, un incendio, questa realtà è, catanzarese in particolare, un po' strana, è un po' ciclica, va a periodi, ci sono 10 giorni in cui ci concentriamo a bruciare le auto, però voglio tranquillizzarvi perché tanto poi lo sapete bene anche voi cittadini catanzaresi, non è che dietro ogni incendio di autovettura c'è un atto intimidatorio, il più delle volte c'è la regolamentazione dei conti, si fa prima a fare un dispetto, uno cigarbo, a restituire un piacere, diciamo, o avuto, bruciando l'auto, tagliando le gomme, oppure magari abbiamo il periodo in cui ci sono maggiormente furti, ma è una situazione ciclica che a cui noi stiamo dietro cercando di studiare e cercando poi di adeguare anche la presenza sul territorio a questa cosa. E io dico che sicuramente la presenza sul territorio incide tantissimo sulla commissione dei reati e quindi sulla prevenzione dei reati. Una cosa importante, la presenza sul territorio quest'anno ha portato al ritorno e lo leggete nelle pagine del bilancio, quasi quotidiano di droga nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, addirittura nelle scuole. Questo è un fenomeno che va crescendo e al quale dobbiamo dare attenzione un po' tutti, non devono rimanere fenomeni di polizia, questi sono fatti importanti dei quali ciascun ente che ha la competenza sul fenomeno se ne deve interessare. Ecco perché io parlo continuamente di sicurezza partecipata, di una sicurezza che si costruisce tutti quanti insieme. Sicuramente la presenza delle forze di polizia sul territorio, ma anche questo atto che abbiamo fatto stamattina di comunicazione che possa contribuire ad aumentare la fiducia, a dire ai cittadini che qui ci sono delle persone che lavorano non solamente con la testa, ma lavorano col cuore, ci lavorano tutti i giorni per cercare delle misure che possono effettivamente essere di contrasto, efficaci, efficiente, quotidianamente in relazione a quello che emerge, possa far sì che i cittadini restituiscano questa fiducia comunicando con noi, quindi chiamandoci. Stiamo cercando di studiare anche delle forme, prima per esempio il dirigente dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico, di cui fa parte anche la sala operativa, diceva le chiamate sul 113 dei cittadini sono poche, però vi posso dire che ogni volta che un cittadino sul 113 ha segnalato qualche cosa, polizia o carabinieri sono intervenuti, hanno trovato, hanno arrestato, quindi questa collaborazione
anche in forma anonima, se volete, va comunque bene. Stiamo cercando di studiare delle altre forme di comunicazione che siano più moderne, diciamo, perché forse il 113 è superato nella mente del cittadino informatico, telematico, che è eternamente connesso, che sta sempre su internet, e quindi stiamo cercando di studiare delle altre forme di collaborazione che potrebbero venire se offriamo ai cittadini degli strumenti più moderni. Colleghiamoci su internet, colleghiamoci su WhatsApp, ma fateci delle comunicazioni, perché a queste comunicazioni ogni volta è matematico, noi abbiamo dato una risposta, ogni qualvolta c'è una segnalazione da parte del cittadino. Un altro dato che colpisce molto su questo territorio è quello dell'incremento dei reati di natura sessuale. Non è la prima volta che viene evidenziato, anche il procuratore ha assegnato un magistrato in più al settore che si occupa di fasce deboli. Siamo di fronte a una recrudescenza di questo tipo di fenomeni, oppure c'è una maggiore emersione perché ha funzionato il lavoro fatto in questi anni di sensibilizzazione, di informazione anche delle donne alla denuncia? Probabilmente tutte e due le cose che diceva lei. Forse proprio la preparazione specifica di componenti delle forze di polizia su questo argomento, la nostra prossimità a certe situazioni, magari nelle scuole, il fatto che se ne parli ha portato le vittime di questo reato a sentirsi più forti e quindi a denunciare e quindi a chiederci aiuto. Probabilmente è vero anche che sono aumentati, perché purtroppo noi dobbiamo leggere anche psicologicamente l'origine di queste cose. L'origine di queste cose è il rapporto malato che esiste purtroppo tra le persone, e forse noi proprio per questo abbiamo voluto insistere proponendoci per quei corsi di intelligenza emozionale all'interno delle scuole, perché noi dobbiamo insegnare a questi bambini, a questi giovani, a questi ragazzi come deve essere la relazione con l'altro essere umano, non soltanto con il familiare, ma anche con l'amico, anche con l'altro in genere. Perché questi reati dei quali noi parliamo sono il frutto di relazioni che sono malate. Da queste malattie noi dobbiamo guarire, e che a volte l'uomo, se ha la febbre, se ha un problema fisico, si ci reca dal dottore per chiedere l'aiuto e per guarire. Quando ha questa malattia, tra virgolette, nel cuore, nella testa, è più difficile che chiede aiuto, tante volte non se ne rende manco conto. E quindi noi dobbiamo cercare di intervenire su queste cose.